Allora, prima di tutto vorrei solamente rubarvi alcuni minuti all'inizio di questo incontro. Io sono Cristina Franceschi e in questo momento rappresento la Fondazione Roberto Franceschi. E vorrei introdurre questo incontro promosso dalla Fondazione di presentazione del testo La Costituzione della Repubblica Italiana, una lettura commentata della Carta Costituzionale. Prima di tutto, però, vorrei spiegare come è nata la Fondazione, perché porta il nome di Roberto Franceschi e quali obiettivi si pone. Meglio di molte parole, vorrei farvi vedere poi un breve video che spiega da dove veniamo e brevemente ricorda che Roberto Franceschi era un giovane studente. Quando è morto aveva solamente 20 anni, frequentava l'Università Bocconi e fu colpito alla nuca il 23 gennaio del 1973 da un colpo di pistola sparato dalla polizia che presidiava quella sera la sua università per impedire un'assemblea aperta a tutti gli studenti delle università milanesi e della cittadinanza. Quella sera ci furono dei tafferugli e mentre gli studenti si allontanarono furono sparati diversi colpi di pistola, colpendo Roberto Franceschi e Roberto Piacentini alle spalle. Franceschi morì dopo una settimana di coma, Piacentini si salvò. Al funerale di Roberto partecipò tutta Milano. Ci furono più di 100.000 persone che sfilarono lungo le strade principali. Vi voglio leggere quello che scrisse Massimo Nava, giornalista, che descrisse così quel momento. Un silenzio assoluto, quasi sgomento, ha seguito l'immenso corteo, in una Milano quasi personificata nella sua solitudine e nella sua tristezza. Le saracinesche abbassate, gli sguardi muti dei passanti e dei negozianti al passaggio del feretro, la gente attonita alle finestre delle case. Qualcuno ha fatto il segno della croce. Da un balcone è uscito un tricolore listato a lutto. Durante il tragitto dalla folla si sono levate più volte pugni chiusi. Le indagini furono molto lunghe e complesse, diversi giudici si susseguirono dovendo far fronte a omertà, silenzi, non ricordo, manipolazioni. Di questo omicidio fu accusato l'agente Gallo, si disse che in preda a un raptus sparò. Al termine del primo lungo processo penale, la parte civile, cioè la famiglia, chiese la sua assoluzione. L'agente Gallo fu assolto. Ci fu un altro processo penale, ma che portò all'assoluzione del vicequestore Paolella. Non ci fu mai l'identificazione di un colpevole. Molti processi civili si susseguirono poi, con la condanna poi definitiva del comportamento della polizia e il riconoscimento di un risarcimento danni. Con quel risarcimento danni fu costituita la Fondazione Franceschi. Roberto Franceschi cadde sul marciapiede di via Bocconi, che costeggia la sua università. Colpito alla nuca da un proiettile sparato dalla pistola Beretta calibro 7,65, in dotazione all'agente del terzo celere Gianni Gallo. In favore di Cristina. 6 anni non sono bastati. L'inchiesta sull'uccisione di Roberto Franceschi è da rifare, così ha sentenziato ieri sera la Corte d'Assise di Milano. L'agente Gianni Gallo, che l'accusa e alcuni membri della polizia indicavano come l'involontario omicida, è innocente. Sono frastornato, non so. E 6 anni, poveretto, sì. Che aspetto che ti senti. Parliamo un'altra volta. Senta, ma qui hanno assolto tutti, ma qualcuno ha sparato quella sera. Si vede di sì. La pistola che sparò fu la sua. Sì. Ma non era il suo possesso. E chi ha sparato allora? Non lo so. Normale, come ho sempre detto. Senta, non le è venuto in mente niente in questo periodo? Lei ha avuto un'amnesia, ha lamentato un'amnesia. Non le è venuto in mente niente in questo processo, in questi lunghi mesi, in questi anni? No, non mi è venuto in mente niente. Innocente anche il brigadiere Agostino Puglisi. Adesso vorrei E andare. assolti pure, per insufficienza di prove, Roberto Piacentini e Sergio Cusani, Scusi, accusati di essere questo stati tra gli studenti che avevano aggredito la polizia quella sera davanti all'Università Bocconi di Milano, polizia che poi sparò sui giovani in fuga. Ma una condanna c'è stata. Ed è contro il brigadiere Puglisi e il capitano Savarese, condannati appunto a 1 anno e 6 mesi per aver manomesso i verbali e il caricatore di una pistola.
ma le falsificazioni, i silenzi, le sparizioni di documenti che hanno costellato questo interminabile processo non rimarranno senza conseguenze. Il Tribunale ha deciso che l'inchiesta deve essere riaperta e il pubblico ministero dovrà riprendere l'indagine. Nel 1986, terminata la fase penale, si è aperta quella civile per il risarcimento del danno. Dopo il primo processo d'appello su pronuncia del Tribunale, lo Stato versò alla famiglia un risarcimento pari a 500 milioni di lire, che venne usato per costituire la Fondazione Roberto Franceschi. Dopo quattro sentenze, il 20 luglio 1999, i giudici emettono la sentenza definitiva che afferma: il proiettile estratto dalla nuca di Franceschi Roberto fu esploso dalla pistola in dotazione all'agente di polizia Gallo Gianni, che la pistola fu impugnata e il colpo sparato da una persona appartenente alle forze dell'ordine e che l'uso dell'arma si inquadrava in un ricorso generalizzato all'impiego delle armi da fuoco nei confronti di manifestanti, in assenza dei presupposti che ne potessero far ritenere legittimo l'uso. Il risarcimento fu riconosciuto, ma la verità ostinatamente negata.